presentato Sone Bruschi della Prefettura di Perugia il primo G7 Inclusione e Disabilità, che si terrà in Umbria il 14, 15 e 16 ottobre 2024, alla presenza del Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, che ha sottolineato che è la prima volta a livello ministeriale che i paesi G7 si confronteranno anche sui temi dell'inclusione e della disabilità. Sarà un'occasione straordinaria per condividere strategie e impegni, ma anche valorizzare l'esperienza dell'Italia. Per la prima volta un G7 si aprirà al pubblico. Il 14 ottobre, la giornata di accoglienza delle delegazioni, si svolgerà in Piazza d'Assisi con un evento pubblico. Sarà una giornata dedicata all'accoglienza, all'incontro, al mondo associativo, alle famiglie, e tutti potranno partecipare, ha ricordato la ministra Locatelli, che ha sottolineato come il G7, Inclusione e Disabilità, proseguirà nelle giornate del 15 e 16 ottobre a Solfagnano, in provincia di Perugia, dove si svolgeranno la giornata preparatoria e la riunione ministeriale, secondo i canoni più formali. L'Italia ha tanto su cui lavorare, ha ricordato, pensando al tema dei caregiver familiari, all'integrazione sociosanitaria, alla scuola, alla formazione, al lavoro, al miglioramento della qualità della vita di tutti. Occorre superare le estreme frammentazioni tra presa in carico sanitaria e sociale, e per valorizzare ogni persona investendo sui talenti e le competenze di tutti, e non soltanto più in termini di assistenza. La ministra Locatelli, prima di incontrare la stampa, si è recata in visita al sindaco Andrea Romizzi, accompagnata dal prefetto Armando Gradone, firmando il grande libro degli ospiti di Palazzo dei Priori, alla presenza anche dell'assessore alla sicurezza Luca Merli. Aumento del personale penitenziario in Umbria con l'implementazione della pianta organica e l'arrivo di 21 unità nel carcere di Terni, 15 a Spoleto, 3 a Perugia e 1 a Orvieto. Il risultato è arrivato a seguito della battaglia dei sindacati di polizia penitenziaria, ha affermato la consigliera regionale della Lega, Manuela Puletti, da me spostata in aula in tutte le sedi opportune e che quindi ha portato all'arrivo di nuovi agenti per le carceri umbre. Un primo passo, spiega Puletti, verso il ripristino di un equilibrio che mancava da tempo. Le nuove unità vanno ad aumentare gli effettivi delle carceri umbre e in particolare delle due supercarceri, a testimonianza di come in queste strutture si lavorasse in carenza d'organico in condizioni di grande difficoltà. È una vittoria di buonsenso, afferma Puletti, in cui i sindacati hanno sempre creduto in maniera unitaria. Sono in corso a ritmo serrato i lavori per il miglioramento strutturale e funzionale dell'ospedale di Norcia, danneggiato dagli eventi sismici del 2016. La presidente della Regione Umbria e vice commissario per la ricostruzione, Donatella Tesei, insieme al direttore della Regione Umbria e dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, Stefano Nodessi Proietti, seguono costantemente l'avanzamento dei lavori volti al recupero dell'ex convento della Santissima Annunziata, edificio dichiarato bene culturale sottoposto a vincolo diretto della soprintendenza dell'Umbria. I lavori in corso sono volti non solo a perseguire il miglioramento sismico della struttura, ma anche la riqualificazione funzionale, oltre all'adeguamento potenziamento impiantistico del complesso ospedaliero, anche in relazione alle attrezzature e tecnologie sanitarie. È programmata anche la riqualificazione di tutte le finiture connesse agli interventi previsti. La ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'ospedale di Norcia, per una somma pari a 9.400.000 euro, rientra nell'ambito dell'ordinanza commissariale speciale numero 11 del 2021, che ha come oggetto la ricostruzione post-sisma di diversi edifici pubblici del comune di Norcia, per un totale di investimenti pari a circa 54 milioni di euro. Soggetto attuatore dell'intervento è la Regione dell'Umbria. La polizia ha intensificato i servizi straordinari di controllo del territorio. Nei giorni scorsi l'attività di prevenzione ha visto impiegate le volanti del commissariato di Spoleto, coadiuvate dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le principali vie d'accesso alle città, le piazze, i parchi, le zone industriali e le zone residenziali più isolate. Durante i controlli sono stati effettuati pattugliamenti delle vie del centro storico e verifiche nei giardini pubblici contro lo spaccio di stupefacenti, gli scippi e le rapine. Per prevenire i furti in abitazione e intercettare soggetti dediti alle attività illecite, gli operatori hanno effettuato 5 posti di controllo. Gli agenti hanno identificato 122 persone e sottoposto a controllo 66 veicoli, contestate 3 sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. Il monitoraggio, inoltre, ha interessato anche gli esercizi pubblici, dove si è proceduto a verificare l'eventuale presenza di pregiudicati e ad effettuare gli accertamenti di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal TULPS.
Una panoramica sul quadro normativo italiano riguardante l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, il ruolo del Consiglio Superiore di Magistratura, le funzioni del pubblico ministero e del procuratore generale. Questo è il tema affrontato nell'incontro tra il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, e il procuratore della Repubblica, del capoluogo regionale, Raffaele Cantone, con i magistrati mozambicani per discutere dunque dei temi più attuali del sistema giudiziario italiano. L'incontro poi si è concentrato su temi molto specifici a proposito della modalità e delle tecniche di indagine in materia di reati contro la pubblica amministrazione, con lo spazio dedicato ai delitti di corruzione, al traffico di influenze illecite, abuso d'ufficio, oltre che le tecniche e le modalità d'uso delle intercettazioni telefoniche ambientali. Un capitolo apposito è stato dedicato alla corruzione in atti giudiziari. Taglio del nastro e posa della prima pietra del laboratorio internazionale CAOS, centro per le applicazioni sulle onde gravitazionali e la sismologia, che afferisce al Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università degli Studi di Perugia ed è coordinato dal professor Elio Sovocca, delegato alla ricerca di Ateneo, presso il cantiere situato nell'area del polo di ingegneria dell'Università Perugina. Insieme al magnifico rettore Maurizio Oliviero, presente anche l'assessore alla finanza e bilancio del Comune di Perugia, Cristina Bertinelli, il direttore generale dell'Università di Perugia, Anna Vivolo, il presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli. Si tratta di un passo importante per un progetto affascinante che mira ad ampliare la nostra conoscenza dell'universo, ha ricordato il magnifico rettore Oliviero, un traguardo raggiunto grazie alla collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Dipartimento di Fisica e Geologia con il supporto delle istituzioni locali. Intervenuta anche la ministra per l'Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini. CAOS è il presente, ha detto, che crea le prospettive per il suo stesso futuro. Einstein Telescope, tutto è profondamente collegato. Ciò che noi vogliamo fare insieme alla comunità scientifica, all'università e agli enti di ricerca è creare i presupposti per la stabilizzazione delle infrastrutture strategiche, investimenti che consentano al nostro paese di diventare ancora più attrattivo non solo per i nostri cervelli che hanno fatto una scelta di contaminazione con altre realtà scientifiche fuori dall'Italia, ma anche per i talenti stranieri affinché vedano il nostro paese come meta per valorizzare le proprie skills. Anche il teatro Caio Melisso di Spoleto, tra i 46 per i quali si chiede di riconoscere il titolo di monumenti nazionali. Questa settimana nell'Assemblea della Camera è iniziata la discussione sulle linee generali del testo unificato delle proposte di legge volte a conferire il riconoscimento di monumento nazionale a teatri italiani. Per quanto riguarda il teatro Caio Melisso di Spoleto è stata l'onorevole Elisabetta Piccolotti, deputata di Sinistra Italiana nel gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, a presentare a febbraio l'emendamento per l'inserimento del più antico teatro spoletino che si affaccia su Piazza Duomo, costruito nella seconda metà del XVII secolo. Abbiamo accolto con grande soddisfazione l'approvazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Piccolotti, che ringrazio per l'impegno e l'attenzione che ha rivolto alla nostra città e al nostro meraviglioso teatro Caio Melisso, ha dichiarato il sindaco di Spoleto Andrea Sisti. Auspichiamo che la proposta di legge venga approvata quanto prima da entrambi i rami del Parlamento affinché questo storico luogo di cultura possa essere valorizzato anche attraverso un riconoscimento che ne esalti la storia e il prestigio. 5.820.000 euro, questo è l'importo del finanziamento delle borse di studio per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell'Umbria, e quanto ufficializzato dall'assessore all'istruzione Paola Agabiti, che rende noto che la Giunta regionale ha approvato i criteri di accesso al beneficio, le cui risorse provengono dal PR Umbria Fondo Sociale Europeo 2021-2027. Investire sulla crescita culturale, ha detto l'assessore regionale Agabiti, e sociale della comunità, vuol dire anche promuovere in primis parità di accesso e di completamento dell'istruzione, soprattutto ai ragazzi e giovani che hanno meno possibilità economiche. Grande attenzione va rivolta alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, contrastando così il rischio del fallimento formativo precoce. Grazie agli interventi programmati da questa amministrazione regionale, ha ricordato Agabiti, l'Umbria si colloca ai vertici della classifica Welfare Italia Index 2023 per minor tasso di dispersione scolastica nelle classifiche nazionali, così come risulta al di sotto della media nazionale la quota di giovani che non studiano né lavorano, con un tasso pari al 17%. Vai.
Ciao a tutti, sono Guglielmo Salvetti e sono il cofondatore unitamente insieme agli altri due ragazzi che sono Alessandro De Blasio e Cristian Balsamo del progetto Festi di Perugia. Il progetto è nato nel settembre del 2022. Inizialmente è nato come pagina, diciamo come gruppo WhatsApp, dove noi l'avevamo creato proprio per far comunicare le persone riguardo alle feste a casa della gente, quindi feste universitarie. Poi da lì abbiamo deciso, nel settembre 2022, abbiamo deciso di fondare una pagina Instagram dove noi pubblichiamo tutti gli eventi del territorio umbro. Inizialmente era solo sul territorio perugino, poi abbiamo successivamente inserito anche tutti gli eventi del territorio umbro, quindi inserendo Città di Castello, Terni, Gubbio, Gualdo, eccetera. La pagina al momento ha 16.700 follower, abbiamo avuto subito un grande riscontro da appena è stata costruita dalle persone che ci hanno sempre scritto. Infatti all'interno della pagina noi inseriamo sia le locandine come post ma anche come storie, dove diamo le informazioni su che genere c'è dell'evento, quale sia il prezzo e dove la location dell'evento. Abbiamo inserito all'interno anche due canali che sono WhatsApp e Telegram per far socializzare le persone, quindi questo è un modo che abbiamo dato in aggiunta al progetto per dare la possibilità a tutti i giovani che soprattutto dopo il Covid non hanno avuto più la possibilità di socializzare e quindi attraverso questi due canali possono socializzare, parlare tra di loro, organizzare delle uscite, organizzare degli aperitivi eccetera. Quindi questo è un di più che abbiamo voluto dare per ingrandire ancora di più il nostro progetto. Abbiamo voluto aggiungere anche altri eventi del territorio anche toscano, eccetera, e limitrofe. E ecco, molti locali della zona di Arezzo e zona di Fabriano ci hanno dato la possibilità di pubblicare anche le loro locandine. E questo è ecco, il progetto. Noi quello che vogliamo dare in futuro è appunto arrivare alle istituzioni, diciamo sensibilizzare soprattutto la società riguardo questo progetto dell'utilità sia di rivalutare il territorio umbro ma sia aiutare i più giovani a socializzare e ritornare nella vita vera, quindi della socialità. Le città di Cascia ed Enna sono adesso unite nel gemellaggio di fede e di pace che ogni anno la città umbra stringe con una località diversa per amplificare il messaggio e i valori di Santa Rita. Nella giornata di sabato 16 marzo, il Consiglio Comunale di Enna ha approvato all'unanimità la proposta di gemellaggio con Cascia, con una cerimonia che si è tenuta al Teatro Comunale della città siciliana. Presente all'evento, una delegazione casciana guidata dal sindaco Mario De Carolis, che è stata accolta dal sindaco di Enna Maurizio Di Pietro. La seduta ufficiale è stata aperta dal presidente del Consiglio Comunale ennese Paolo Garaglione, a cui è seguito l'intervento di Di Pietro, che ha espresso un sentito e caloroso benvenuto alla comunità casciana e, citando i recenti conflitti in Ucraina e in Palestina, si è augurato che la fiaccola della pace e del perdono, che è stata poi accesa durante l'evento, possa portare la pace nei territori in guerra con una suggestiva fiaccolata. Ci si è spostati poi in processione fino al Duomo di Enna, pieno di fedeli, dove ha avuto luogo la solenne celebrazione presieduta da Monsignore Antonio Rivolini, vicario generale della Curia di Piazza Merina. Il giorno successivo, nella parrocchia di Sant'Anna, padre Ludovico Maria Centra ha tenuto una catechesi su Santa Rita, a cui è seguita la solenne celebrazione presieduta dal parroco di Cascia, Don Davide Travagli. La fiaccola della pace e del perdono accesa ad Enna tornerà a Cascia il 21 maggio per l'inizio della festa dedicata a Santa Rita. Ringrazio il sindaco di Enna per questo momento straordinario, questo pomeriggio sia in Consiglio Comunale che al Duomo, perché ci hanno accolto nel nome di Rita in maniera straordinaria tutta la comunità e abbiamo vissuto insieme sia il momento istituzionale che la messa, proprio con l'affetto, la devozione e la spiritualità di Enna in maniera veramente, veramente molto calorosa. Sono io che devo invece ringraziare il sindaco di Cascia per questa straordinaria opportunità che è stata data alla mia collettività, e cioè quella di accendere qui la fiaccola della pace e del perdono
con lo straordinario significato universale che tutti conosciamo e che ci inorgoglisce la circostanza che quest'anno l'accensione della fiaccola sia stata fatta ad Enna. Una panoramica dettagliata delle diverse figure professionali all'interno della compagnia aerea Neosair per offrire agli studenti un'opportunità unica di apprendimento e orientamento professionale. Questo è il tema centrale dell'incontro organizzato dall'alberghiero di Spoleto per un ampliamento dell'offerta normativa nel settore dell'accoglienza turistica e del nuovo progetto di potenziamento in assistenti di volo. L'evento è stato presentato dalla dirigente scolastica Roberta Galassi con il sostegno dei Margherita Lezzi e con la partecipazione di ospiti d'onore quali Emanuele Ferretti, aviation writer, e responsabili di Neosair, Emiliano Lisi e Giuseppe Pace. L'istituto conferma il suo impegno a Spoleto nel promuovere il collegamento tra l'istruzione e il mondo del lavoro, offrendo agli studenti un'opportunità formativa di crescita professionale ampia e diversificata come nel caso dell'aviazione. Il giudice sportivo della Lega Pro Stefano Palazzi ha confermato la giornata di squalifica per il portiere del Perugia Adam Onis, che contro il Gubbio ha rimediato il quinto giallo della sua stagione e dunque salterà il match contro il Pineto. Inoltre entrano in regime di diffida Paz, quarta ammonizione, e Iannoni, nono giallo, settimo cartellino stagionale invece per Silla. Il Pineto, prossimo avversario del Grifo, dovrà invece fare a meno di due giocatori, entrambi squalificati. Il bomber Emilio Volpi Picelli, 11 gol e 6 assist in 30 presenze, che era diffidato e si è beccato il quinto giallo, ed il terzino sinistro Matteo Borzoi, 1 gol e 3 assist in 29 presenze, che invece ha rimediato l'espulsione diretta contro l'Arezzo. Intanto nel pomeriggio di ieri il Perugia è tornato a correre in vista del match di sabato contro gli abruzzesi. I grifoni utilizzati a Gubbio hanno lavorato in seduta defaticante, mentre gli altri hanno svolto allenamento regolare. La buona notizia e la ripresa sono stati gli esami strumentali effettuati da Vulikic, che hanno dato esito negativo. Il difensore croato recupererà e sarà a disposizione per sabato, anche se non è da escludere che Formisano possa comunque decidere di farlo riposare. Insieme allo squalificato da Moniz saranno invece ancora out Bartolomei e Dell'Orco, da verificare il possibile recupero di Mato. Non c'è tempo per rimuginare troppo sulla sconfitta nel derby, perché è subito ora di tornare in campo. La testa del Gubbio è concentrata sulla trasferta di Vercelli contro il Sestri Levante, in programma venerdì alle 20.45, per ritrovare il feeling con i tre punti e rialzarsi subito dopo le due sconfitte contro Cesena e Perugia. A 6 giornate dalla fine della regular season, ogni match ha un valore specifico decisamente rilevante, e andare a giocare contro squadre che si lottano la salvezza è ancora più impegnativo. Sarà anche una gara che porterà alla memoria dei tifosi e gubini piacevoli ricordi, perché nelle fila dei Liguri figurano due protagonisti della cavalcata che portò il Gubbio dalla C2 alla B: Rodrigo Boisferre e Silvano Raggio Garibaldi, il primo è il vice di mister Barilari, il secondo invece quell'elemento di esperienza centrocampo che serve anche da fare da chioccia ai più giovani. Designata anche la squadra arbitrale, il direttore di gara sarà Alberto Poli di Verona, che non ha mai arbitrato il Gubbio. Ripresa degli allenamenti in casa rossoverde dopo due giorni di riposo per iniziare la lunga preparazione alla trasferta di Genova contro la Samp, in programma il 1° aprile, dopo la sosta di campionato. Non si è allenato Favilli, che a breve dovrà sottoporsi agli esami strumentali per via del risentimento muscolare all'adduttore sinistro accusato sabato scorso durante la gara con il Cosenza. Assenti anche 6 rossoverdi convocati nelle nazionali: Amatucci, Di Stefano, Faticanti e Raimondo nell'Under 20 azzurra, Zuberek nell'Under 20 polacca e Ptia nell'Under 21 norvegese. La squadra si è allenata di nuovo nel pomeriggio a porte aperte. È prevista anche la visita del presidente Guida, presente a Terni già da ieri per molteplici impegni di lavoro. Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il difensore Lucchesi, che salterà la Samp e tornerà a disposizione di Brede il 6 aprile nel confronto con il Modena in programma Liberati. Per i Liguri è stato invece fermato Gonzales. I tifosi della Ternana si sono già mobilitati per organizzare la trasferta in Liguria, prevista nel giorno di Pasquetta, che si preannuncia molto seguita in virtù anche dello storico gemellaggio esistente tra la tifoseria rossoverde e quella blu cerchiata.